Le mie partite, io interpreto la partita in un modo molto personale e che forse può andare al di là di quello che è magari il gioco del calcio. Però c'è da dire questo, che Furino si è sempre comportato degnamente e nel mondo del calcio è da 15 anni non ha mai azzoppato nessuno, non ha mai fatto male a nessuno. Nasce a Palermo il 5 luglio 1946. La famiglia si trasferisce a Torino per ragioni di lavoro, come tanti meridionali fanno nell'Italia del miracolo economico. Giuseppe Furino è juventino da sempre e nella città della Mole ha modo di entrare nel vivaio della squadra dei suoi sogni. A 12 anni è un idolo assoluto, Omar Sivori, del quale imita i calzettoni arrotolati. Ma il suo ruolo non è quello del fantasista argentino. Beppe è un infaticabile corridore e soprattutto un ragazzo dal carattere combattivo. Dopo esperienze a Savona e a Palermo, fa ritorno alla casa madre nel 1969. Ha 23 anni e una gran voglia di spaccare il mondo. Con Ercole Rabitti, mister della Juve subentrato all'argentino Carniglia, diventa un titolare fisso. Nella prima stagione alterna prestazioni di terzino a quelle di mediano. E in quest'ultimo ruolo, Furia ha la sua definitiva consacrazione, peraltro repentina, visto che è l'unico juventino a far parte della spedizione azzurra ai mondiali del Messico. Il futuro è tutto suo ed è tutto scritto con il numero 4, la sua maglia. La Juve si riscuote e segna ancora. Calcio d'angolo di Capello, testa di Furino e palla in rete. Juve 4, Napoli 1. Beppe diventa una colonna portante della Juventus di Boniperti, l'imprescindibile motorino che si dedica a cucire le parti a passo di corsa e che annulla il regista avversario. È un leader senza bisogno di parole. Basta il suo esempio per convincere i compagni a non arrendersi. Le squadre e gli allenatori cambiano, non lui, sempre uguale a se stesso, custode fedele della tradizione. Al 19° la Juventus ottiene la rete decisiva. Furino manda al centro. Capello colpisce in corsa e la palla, carambolando sul palo, supera la linea bianca. Il Torino deve lasciare a testa alta il prezioso successo alla Juventus per 2-1. I numeri parlano chiaro. Furino lascia nel 1984 con oltre 500 presenze in bianconero e con la vittoria di 8 campionati. Un record che qualcuno ha eguagliato, Ferrari prima di lui, Ferrara e Del Piero dopo, ma che nessuno ha superato. Le sue ultime parole, lasciate al termine di Juventus Avellino, dicono tutto del suo modo di essere. Io, ma insomma, io sono un umile predatore, ho vinto 8 campionati e sono contento. Ma forse il più grande complimento possibile per uno che non ha mai amato essere in copertina è quello che il suo presidente Giampiero Boniperti gli ha fatto. Beppe Furino ha due cuori, uno a destra, l'altro a sinistra. Non ci sono parole più appropriate per definire la generosità esemplare di uno juventino vero. Per uno che spesso ha rappresentato l'incubo dei costruttori di gioco avversari, non è semplice selezionare le partite importanti. I gol non dicono molto, sebbene ne abbia segnati di importanti. Il vero Furia è quello delle battaglie, come quella di Bilbao nel 1977, che lo ha visto alzare la coppa in una partita dove è stato necessario spremere ogni goccia d'energia, trovandole anche quando sembrava impossibile averne ancora. Tra le reti memorabili spicca quella dell'esordio in campionato con la Juventus. Il caso vuole che Beppe, impiegato con il numero 6, segni la rete del definitivo 4-1 proprio al Palermo, la squadra con la quale ha esordito in Serie A. I
importante è anche il gol del momentaneo vantaggio sul Cagliari nel 1971-72, in una gara vinta dai bianconeri per 2-1 in quello che è il primo degli 8 campionati vinti da Furino. Quindi piazza un centro basso leggermente a rientrare, si avventa Furino e manda alto. 28esimo, è in azione sulla destra Cucureddo che centra. Albertosi ribatte su Bruniera e Furino precede Poletti. Juventus 1, Cagliari 0. La rete più pesante alla quale lo stesso capitano è più affezionato è datata 30 aprile 1977. Lo stile è il suo, la classica puntata in aria di chi va all'assalto. Furino riesce a segnare la rete della vittoria a 4 minuti dal termine. È grazie a questo exploit che la Juve di Trapattoni, a 3 giornate dalla fine, supera il Torino di un punto. Un vantaggio che saprà gestire fino alla fine, regalando alla sua gente la soddisfazione della conquista del suo 17esimo scudetto.